Martedì 10 febbraio ci troviamo a Concorrezzo, in provincia di Monza e Brianza, per il convegno organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Monza e Brianza. Si parla di design, si parla di consumo dei luoghi pubblici e privati, ma è un'occasione anche di parlare di tanti altri temi con le aziende protagoniste di questo convegno. Vediamo. Questa è un'occasione anche per raccontarlo appunto a una platea, quella dei progettisti, molto importante. Sono utili questi convegni? Sì, direi sono molto utili, noi il primo che facciamo, e io sono stato a visionare quello a Milano a novembre-dicembre del 2014 e sì, penso che proprio siano all'altezza di quello che ci avevano pubblicizzato e Action Group. Ci dà la possibilità di interagire con un grande numero di professionisti. Negli ultimi anni ci siamo accorti che non eravamo molto conosciuti nell'ambito degli studi di architettura, ci crediamo moltissimo soprattutto per la qualità dei nostri prodotti, soprattutto abbiamo avuto grande feedback molto positivi anche dai colleghi che si occupano dell'illuminazione, quindi ci crediamo fortemente. Quest'anno questo è il nostro primo incontro, ovviamente siamo qui per cercare di vendere e proporre i nostri prodotti, però sappiamo che abbiamo le potenzialità per essere apprezzati dal pubblico tecnico che comunque apprezzerà la qualità dei nostri prodotti. Quanto sono importanti e utili questi convegni? Per noi sono fondamentali, ancora una volta siamo molto soddisfatti, la componente di richieste tecniche del pubblico è molto alta e quindi noi riusciamo a esprimerci al meglio. Noi abbiamo deciso di partecipare a questo tipo di eventi proprio perché siamo una startup. È un prodotto innovativo, un prodotto che non ha precedenti e di conseguenza il professionista non ne è a conoscenza dell'esistenza di questo prodotto. Per cui in accordo proprio con l'ufficio comunicazione del nostro gruppo abbiamo deciso di partecipare a questi eventi in quanto li riteniamo idonei a informare il professionista della nostra presenza e nello stesso tempo ad aprire un piccolo dialogo iniziale presso il desk di primo approfondimento. Questi incontri di infoprogetto sono molto importanti perché il progettista deve essere lui a valutare quello che riguarda le caratteristiche prestazionali del prodotto, non solo luminose ma su quello che riguarda tutto l'involucro edilizio. Perciò siamo qui per educare, scusate il termine, progettisti su nuovi prodotti, visto che ci vuole quello che riguarda un'attenzione specifica su queste nuove tecnologie.